piano per l'Africa però richiede maggiori risorse, fino ad arrivare a mobilitare investimenti per circa 40 miliardi di euro. La crisi demografica in senso di esplosione della bomba demografica dell'Africa farà sì che da qui a qualche decennio il flusso migratorio sarà sempre crescente nei confronti dell'Europa. Ecco perché bisogna controllare certamente come sono spese le ingenti risorse che l'Europa destina a progetti di cooperazione internazionale. Bisogna però incrementare queste risorse. Un tema, quello dell'impegno economico, su cui ha richiamato l'attenzione in occasione del Consiglio europeo che si è svolto in questi giorni a Bruxelles anche il Premier Gentiloni, auspicando un rifinanziamento del Fondo per l'Africa.